Benvenuto al live del bicchiere dell'acqua di mare. Ho promesso che avrei bevuto l'acqua di mare e questo è l'esempio del mantenimento della promessa. Questa è acqua isotonica. C'è un terzo di acqua di mare e tre terzi di acqua dolce. Io la bevo da un po' di tempo e mi sento bene come energia. La bevo. Potrebbe ricordare un consomè freddo, una salinità tipo le lacrime. Quando si sente il sapore delle lacrime ha una piccola salinità che non è sgradevole, no? Bere quest'acqua qui mi permette di ingerire tutti i sali minerali che ci sono, le 118 tavole periodiche che generano la vita, di nutrire le mie cellule, di dargli una base sul quale vivere in maniera sana e ripulire immediatamente da tutte quelle scorie che stanno diventando tumori perché sono cellule impazzite che hanno dimenticato un'informazione base che quando tu nuoci all'organismo ti devi eliminare. Questa è l'informazione di una cellula sana, che quando vive in un mare interno inquinato perde l'informazione, invece di morire, sta lì, cresce e diventa un tumore. Bevendo l'acqua riappiana tutto. Veramente semplice come bere un bicchiere d'acqua e stare in salute. Ecco, l'acqua di mare l'ho bevuta, penso che sia il terzo bicchiere che bevo oggi, l'ho quasi finita, per cui domenica andrò a fare il rifornimento insieme a mia sorella in un punto dove c'è l'acqua molto pulita e continuo la cura. Ho visto che, ad esempio, ho una ciste qui, non so se si vede, qui ho una ciste che si sta abbastanza riducendo perché era diventata anche molto più grande. Poi se la tocco quasi quasi sparisce, però ho notato che si è ridotta molto. Ho notato che anche la pelle è meno ringhiazzita, è come un po' più tonica, ma soprattutto l'energia, mi sento un'energia che da un giorno all'altro che mi ha sorpreso, ma felice, perché insomma quando facevo le scale per andare su al terzo piano, vedere che mi costava meno fatica che il giorno prima, semplicemente bevendo dell'acqua, è una bella sorpresa, no? Comunque, questa è un'esperienza che io racconto perché la sto vivendo, a me sta facendo bene e a chi la sta provando, e ho avuto testimonianze di qualche persona a quale l'ho data da bere, qualcuno ha dovuto smettere perché aveva dei problemi, qualcuno invece ha risolto il problema, c'era una persona che era, mi diceva, debilitata il 15 di ottobre, io gli ho detto guarda, ho scoperto questa cosa, prova, gli ho dato io l'acqua già fatta, l'ha bevuta e adesso dice che ha un'energia incredibile, dice che addirittura la notte fa fatica quasi a dormire, adesso non vorrei esagerare, però insomma questa stanchezza che si portava dietro il 15 ottobre gli è andata via velocemente, nonostante gli antibiotici che prendeva, che sta ancora prendendo, credo. Comunque chiuso il discorso dell'acqua di mare, perché poi dipende dalle scelte di ognuno di noi farne uso o meno, io ne faccio uso. E però voglio approfittare di questo momento per continuare a scoprire dentro di me, perché ad esempio mi sto come sentendo in questi giorni qui che sono come un po' fermo, no? Un po' fermo, non che non so che cosa fare, ho tante cose da fare, invece di partire deciso verso una cosa me ne sto fermo a considerare, a vagliare le varie cose che ho di fronte, di cui voglio e devo occuparmi, però irrazionalmente mi ritrovo a stare molto tempo
abbastanza fermo e a ascoltare video di persone. Tutti questi video che ascolto sono video che parlano tutti in qualche modo di questi momenti che stiamo vivendo, no? Ognuno a modo suo, con la sua struttura culturale appiccicata sopra, che trascini dietro. Io sicuramente anch'io mi sto trascinando dietro una struttura che non mi appartiene in realtà, cioè non sono nato in questa struttura nel quale io sto spendendo la mia vita, ma la sono ritrovata addosso. Come ognuno di noi si è ritrovato addosso, è là dove ho potuto scegliere, ho scelto e sono successe delle cose diverse da quello che era magari programmato, no? E facendo così scopri, vai avanti quasi a tentoni nella vita, da un'emozione all'altra, almeno per me è stata così. Non ho avuto la fortuna di avere un genitore o dei genitori o delle persone intorno a me lucide, che mi potessero dare delle informazioni lucide, consapevoli di quella che era la mia natura, di essere umano che ha un potenziale infinito da poter vivere, spendere, conoscere, approfondire e scoprire anche, perché io mi rendo conto che scopro sempre di più, sempre di più, sempre di più, e so che questo scoprire sempre di più non avrà mai fine, non avrà mai fine, almeno in questa dimensione umana per me non avrà mai fine, perché ce n'è sempre da conoscere. E comunque, parlavo di la mia struttura, cioè ovviamente, però grazie a tanti anni di lavoro nel quale mi sono messo anche a guardare dentro di me, no? Con il telescopio della scienza, no? Che guarda sempre fuori, perché l'osservazione è la base di ogni scienza, osserva quello che è e da lì poi ragiona e qualche cosa succede e conosci, studiando, osservando, no? Questo telescopio ho cominciato a girarlo anche dentro di me, ho cominciato anche a passare del tempo in una giornata anche solo con me stesso, a chiudere semplicemente gli occhi, a stare in compagnia di me, qualche mio pensiero che va, che viene, eccetera, così, che però sono destinati a diradarsi fino a d'entrare quasi in uno stato quasi soporifero, ma dove non dormi, perché se mi addormentassi quando medito da seduto, io generalmente medito seduto sul letto, se mi addormentassi poi cadrei, no? E invece questo stato profondo che ti ritrovi, che ti avvolge, che è la tua casa, sei tu, non è qualcosa di alieno, qualcosa di straniero che non combaci, sei tu quella cosa lì, no? Solo che avviene un qualcosa di così essenziale dove le parole, i pensieri non sono più necessari. C'è sentimento puro, oserei dire. Proprio come il neonato che può avere qualche attimo di vita, no? Dopo che lo hanno già torturato, se ha avuto la sfortuna di nascere in ospedale, se invece ha avuto la fortuna di nascere in casa, come è capitato ai miei due figli, al secondo ero addirittura presente. I primi attimi nel quale si attacca al seno della madre, che pensieri può avere quel bambino lì? Che consapevolezza può avere, non sa neanche che cos'è una madre, non sa neanche che cos'è lui, sa solo che ha un sentimento dentro di sé che lo spinge a trovare piacere. Questo sentimento, questo impulso che è dentro il bambino appena nato è un sentimento di eros, una fame di piacere che quando si troverà a trovare con la sua bocca
il capezzolo della mamma, quel piacere sarà esaudito e lui starà bene. Il messaggio gli arriva attraverso lo stimolo del capezzolo nelle labbra, che comincia a ciucciare, e da questa sensazione l'informazione del ah, trovato. Infatti, se tu guardi gli occhi dei bambini quando prendono il latte, sono occhi di un qualcuno che sta godendo, proprio in brodo di giuggiole, proprio li vedi. Mi ricordo una volta un mio vicino di casa di origine napoletana a parlare di suo figlio appena nato, dice: come sta tuo figlio? Ah, bene, bene. Ciuccia ciuccia e se ne va in coma. Dicevo, questo era anche un ex tossico, non so se sia ancora vivo. Ciuccia ciuccia e se ne va in coma. E in quel se ne va in coma ha vedeto tutto, se ne va in una situazione dove è solo benessere, dove non ci sono pensieri ancora, non ci sono parole, non ci sono segni, non ci sono scritture, simboli, non c'è niente, c'è solo la vita soddisfatta. E la cosa incredibile di quel bambino di quando si attacca al seno, no? Quella soddisfazione di completezza, no? Di questo eros esaudito, in realtà quello che succede è che lui entra in contatto con se stesso. Quella soddisfazione non proviene dalla madre, proviene dal centro di se stesso, dal suo cuore. La mamma con la tetta è solo lo stimolo che gli fa succedere quell'esperienza, perché nella sua natura, che dovrà andare avanti nella vita, la prima cosa importante è che lui prende il latte della madre, ricco di tutte le cose che gli servono per venire su sano. Quel latte materno che le case farmaceutiche odiano perché vogliono farti comprare il loro latte in polvere, che già ha fatto un danno enorme in Africa e in tutti i posti dove lo hanno obbligato ad assumere alle popolazioni ingenue, poverine, ecco così. Questo per dire quanto ognuno di noi è completo. La madre ha il latte migliore per suo figlio. Abbiamo l'acqua di mare, che è la medicina migliore, migliore che possiamo assumere, anche se non è una medicina, è solo qualche cosa che ti mantiene in salute, per come la natura vuole che tu sia, no? E ha messo tanto di quell'elemento che ti serve che non puoi neanche rischiare che possa esaurirsi l'acqua di mare. Può esaurirsi l'acqua dolce forse, no? Ma l'acqua di mare no. E tu, se non ci fosse acqua dolce, potresti vivere anche solo con l'acqua di mare, se la prendi in piccole quantità. Ma non voglio fare l'esperto di una roba che ho conosciuto pochi giorni fa e che sto cominciando ad assumere, senza effetti collaterali, che ogni medicina ha comunque, qui effetti collaterali io finora non ne ho sentiti, continuo a non aver beccato nessuna influenza senza aver fatto nessun vaccino, sono convinto che tutti i vaccini che stanno imponendo alle mamme, ho letto una cosa sul Carlino che hanno talmente aderito alla vaccinazione multipla di questi bambini che certe mamme devono aspettare. E le rassicuravano, ce la faremo per il 10 marzo. Spero che non sia vero quello che ho sentito, e non lo voglio neanche dire di cosa può provocare, di cosa provocherà tutto questo bombardamento di vaccini. Spero che l'acqua di mare possa, insieme alla zeolite, possa portare via anche quelle schifezze lì, perché non mi stupirei che il creatore, non mi stupisco, il creatore sa benissimo i nostri limiti, non ha bisogno di metterci alla prova, no? Se ci mettesse alla prova vorrebbe dire che lui non sa se io sono in grado di superare o meno quella prova lì. Invece lo sa benissimo che cosa sono in grado di fare e mi crea la situazione giusta affinché io possa fare quel passo che mi manca per fare il record di me stesso. Perché quando faccio il record di me stesso non è il mio ego che trionfa, che alla Rocky alza le braccia al cielo. Quando faccio il record di me stesso è il mio cuore che vince. È il mio cuore che vince. E vince l'amata, l'amato.
l'oggetto del desiderio che da sempre mi accompagna in questa mia esistenza, da quando pensavo fosse il capezzolo di mia madre dopo pochi istanti di vita, l'ultima donna che ho avuto, col quale ho fatto sesso, che non mi ricordo neanche più quanto tempo è. E dove adesso invece mi vivo questa mia bella esperienza di single, non per scelta, diciamo una via di mezzo, un po' per scelta, nel senso che non me le vado a cercare le storie, perché se mi interessasse avere una storia d'amore, perché è bello avere una persona con la quale ci si sente, ci si prende bene, no? Però per esperienza so che poi ci sono tanti rovesci delle medaglie, per cui non ho voglia di muovermi tanto, no? Perché poi so che ci sono anche i rovesci della medaglia e io lì non sono ancora grande abbastanza per avere dei rapporti seri di coppia. Ho creduto tante volte, ma devo ammettere che sono sempre stato molto immaturo e questa immaturità credo che ci sia ancora. E per cui per non fare altri casini io non mi vado a cercare storie di proposito, se capitano le riconoscerò, no? Non capitano, per cui va benissimo quello che sta succedendo, perché il progetto del lavoro della mia vita, di fare questo monumento alla pace, di cui proprio mi rammarico un po' con me, no? Perché mi sembra di stare un po' fermo, però mi dico, beh, se devi stare fermo e capire delle cose, si vede che è giusto così, no? Perché mi sto rendendo conto che c'è una fretta, stiamo pestando perché stiamo vivendo i momenti topici di questa nostra civiltà, dove ci stiamo giocando veramente la nostra sopravvivenza o la nostra evoluzione. E io sento, so che vincerà l'evoluzione. Non perché siamo intelligenti, perché se dovesse dipendere dalla nostra intelligenza, perché anche tutti quelli che hanno capito che ci stanno ingannando e sono molto intelligenti, e che sanno tante cose e che sono molto intelligenti, non è che hanno la formuletta per scappare dalle sgrinfie di questi, anche se sono pochi, ma molto astuti padroni del mondo, no? Perché per questa cosa qui, in questi tempi qui speciali, c'è un maestro con i controcoglioni. E io l'ho riconosciuto. Ne parlo in maniera così, no? Un po' in jeans, con termini anche che molte persone che hanno ricevuto il mio stesso tipo di conoscenze, che la praticano con il loro vantaggio, che ognuno di loro saprà per sé quanto è importante, ma credo che lo sia perché ci sono ancora io dopo tanti anni, vuol dire che c'è trippa per gatti, e loro non userebbero queste parole che uso io, però io le uso perché fanno parte di me, capito? Fanno parte di me, fanno parte di quell'essermi accorto che trovare Dio è qualche cosa di veramente libero, non ha bisogno di cerimonie, di rituali, di girellini dove tu devi sgambettare con le tue gambe. Puoi veramente viverti questa tua esperienza con il tuo Dio, anzi, puoi solo viverla così. Puoi viverti la tua esperienza con il tuo Dio interiore se lo abbracci. Lo abbracci il più possibile nella tua vita, se lo cerchi il più possibile nella tua vita. Per qualsiasi ragione, no? Che tu abbia bisogno perché sei col culo a terra, lo cerchi perché hai bisogno d'amore, che lo cerchi perché desideri stare con l'amico fidato, che lo scegli perché vuoi essere con l'amante più soddisfacente, no? O il padre più amorevole, o la madre, perché per me Dio, nella sua potenza, io lo sento che è una madre coi coglioni. Dio per me è una madre coi coglioni. È per questo che io uso il c'è, no? Che per il momento anche questo è un po' in pausa insieme a tante altre piccole cose. Però è uno strumento che mi serve molto per catturare l'attenzione delle persone. Le persone, quando dimostro il mio c'è, il mio cazzo artistico, non rimangono indifferenti. E questo per me è molto importante.
perché io prendo quell'attenzione e gli racconto una cosa molto importante, vera, che riguarda la propria vita interiore. E approfitto da quel cazzo lì, perché quel cazzo lì è il tuo stato d'animo interiore. Sei integro e soprattutto sei eretto. Senti la forza della tua vita, la forza del tuo respiro che in questa dignità ti fa ergere senza ego, ma con quella umiltà cosciente, forte, degli attributi divini che Dio ti dà per amore. Per amore. Questa parola io la capisco ogni giorno sempre un pochino di più. Ed è un bel tema da osservare scientificamente. Per cui finisco qui questo video, che non so quanto sarà durato perché ho sempre il tempo che parlo tanto, però comunque finisce qui. L'acqua l'ho bevuta, qui c'è quella che mi è rimasta fino alla prossima domenica, e domenica ne voglio prendere l'acqua. Per il momento finisco qui. Ciao.